Ciao a tutti! Allora, ma che video è? Video haul, ecco, video haul per culone. Se volete uso il termine politicamente corretto che vedo sulle riviste, che è video haul per curvy girl. Curvy girl, culone, no? Quelle che hanno il culo, le cosciotte, quello che... le grasse, noi cicciotte, no? Allora, io ci tengo un po' certe volte a fare questi video, sapete perché? Perché certe volte leggo che non è vero, non si trovano vestiti, non si trova niente, ma secondo me non è tanto vera questa cosa, perché io trovo tranquillamente, non ho tutti questi gran problemi. Va, devo dire così. Certo, i grandi brand non fanno certe taglie, si fermano alla 44 addirittura, quindi pure la 46, un attimo, giusto, giusto. Pure la 46 non va bene, ma chi se ne frega, cavoli loro, ne risparmiamo. Allora, quindi, e poi questa tipologia di video, io già l'ho detta tempo addietro, non mi ricordo assolutamente quanto tempo addietro fa, ma serve tante ragazze, ecco, magari non sanno che andando in qualche negozio in particolare possono trovare la loro taglia, o magari non pensano neanche che ci possa essere qualche cosa dalla vestibilità particolarmente ampia e non comprano, ecco. Quindi facciamoci una bella passeggiata e il culone smaltisce. Sono vestita esattamente come il video, mi sono bruciata, guardate, non lo so neanche io come ho fatto a bruciarmi. In viso mi sono leggermente abbronzata, ma qua mi sono bruciata. Raga, tra l'altro, qua si vede meglio. Cioè, a uso muratore. Ho una magliettina. Beh, la prossima scampagnata vado in costume, così mi abbronzo meglio. Allora, che vi stavo dicendo? Non so dimenticare, ragazzi. Ah, ecco, sono vestita esattamente come nel video che ho girato in macchina, perché oggi ho stranamente finito un'ora prima. E quindi, visto che c'è ancora questo sole spettacolare, vi faccio vedere, tra l'altro, se tiro la tenda c'è ancora più luce. Quindi no, la tenda la lasciamo lì dov'è. Ho deciso di sfruttare questa luce bellissima, anche perché ora fa buio più tardi, quindi posso fare video anche un pochettino più tardino con la luce naturale e con questo look naturale. E vi faccio vedere qualche cosa che ho comprato. Li ho comprati relativamente di recente, tutte cose, tutto quello che vi sto per fare vedere l'ho comprato di recente, quindi potete trovarlo. Prima vi faccio vedere questi bracciali. In realtà sono questi due bracciali, un attimo, che io alterno con altri, che sono questi due bracciali pitonati. Quest'anno si usa il pitonato, il pitone. Li ho presi a Accessorize, tipo 15.000 euro l'uno, una cosa del genere. No, non me lo ricordo quanto sono costati, però non sono costati carissimi. Non ne avrei comprati due, andiamoci così da Accessorize. Mi sono piaciuti, mi hanno fatto simpatia. E mi piacciono un sacco. Allora, vi faccio vedere. Io li metto sia da soli, insomma, in questo modo, che alternati con questi qua, rosellino un po' pallidino, un po' tristetto, mortarello, che li ho comprati all'OBS, che è questi qui, rosellino, pallidino, un po' smortizzino, viva la depressione, li metto con dei bracciali dorati. Quindi mi ha preso un po' la fissa dei bracciali per adesso, non so neanche io bene il perché, tanto che ne volevo uno. Sono bloccata con questo bracciale che voglio. Costa caro. Tipo 20 euro. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, vi faccio vedere prima qualcosa. Ragazze, sono stropicciate perché io lavo sempre tutto quando compro. Quindi c'è tutto stropicciato. Tutto no, non tutto. Qualcosa stropicciato. Allora, da H&M mi segnalo un paio di pantaloni, che sono i pantaloni alla turca. Io d'estate li uso veramente tanto. Però provateli. Io ho fatto la cretinata di non provarli, ho preso la L e sono tornata a casa. Sono veramente tanto grandi, per cui andiamoci al contrario. Allora, se uno ha il culone, 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 va benissimo, ecco, vanno proprio bene, perché hanno una vestibilità talmente tanto grande, veramente grande, che chi è magrolina, 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 secondo me stanno male. Quindi viva H&M che fa le cose per le culone. I pantaloni hanno questo elastico qui. Vi sto facendo vedere il culo, no, giusto. Hanno questo elastico qui, è morbidissimo, è veramente, vedete quanto è grande. Sono proprio grandi. Io sono andata con l'idea che mi potessero stare bene, invece mi stanno grandi. E sono molto, sono alla turca, sono larghi. E l'elastichino alla caviglia. Per quel
che riguarda, anziché chi concerne, lo sfregamento cosce, perché il problema dei pantaloni alla turca è che sfregamento cosce, vi parlo così, tanto tra di noi rimane. Vi segnalo un prodotto che è l'Obocaina. La vado a prendere e ve la faccio vedere. Rimanete un attimino qui. Vado a prenderla. Un attimo. Attorno. Lois, metti di davanti, fai qualche cosa. Fatti vedere. Qua, 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 sono qui. Allora, non l'ho trovata, devo cercarla meglio. Credo si chiami Lobocaina, sono quasi certa che si chiami Lobocaina. Diciamo che tutto sommato va bene, ecco, attendo un pochettino. Se dovete fare però una lunga camminata, no? No, comunque va bene, ecco, diciamo che aiuta veramente tanto. Facevano la pubblicità tempo fa con quelli che per sotto le cosce, invece delle cosce avevano i palloncini che sfregavano, ecco, è quello là la cosa. Vi devo dire che tutto sommato va bene, ecco, non, va molto molto bene, a me piace. Comunque mi ci trovo bene, ma chissà dove è messa. Boh. Comunque, questi pantaloni qui, vi ripeto, allora provateli. Se avete problema veramente di culone, 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 coscione, 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 la L va benissimo perché sono veramente grandi. Sono veramente, veramente grandi questi pantaloni qui. Poi, sempre da H&M, ho comprato una canotta nera che è questa che ho messo perché io sotto le maglie metto spesso le canotte, mi sento un po' più a mio agio, anche perché sono un po' prosperoso, ecco, me lo tiene fermo perché sennò avrei i budini che mi fanno così. Quindi preferisco comprare queste canotte da H&M e sono carine perché sono elasticizzate, tengono tutto fermo, il davanzale qua, la cosa prosperosa, tengono fermo. E magari anche se si vedono da sotto le magliette non mi interessa, perché tanto in seccarla dicono che le sovrapposizioni sono ok, quindi beh. Poi sempre da H&M, oltre alla canotta nera, un attimo, questi sacchettoni per adesso, ho preso una canotta bianca. Io d'estate, ragazze, vado sempre per ma veramente anche ora, questa è grande, ma è volutamente grande, nel senso è di quelle che vestono molto ampie. Io questa qua, vi dico la verità, me la metterò con un'altra cosa sotto, cioè con un'altra canottierina sotto, sempre a sovrapposizione, che Enzo e Carla mi dicono che sono ok. Enzo e Carla, per cui 10 che non lo sanno, sono quelli lì. Ma come ti vesti? Che fanno su Real Time. Questa qua, niente, con un paio di jeans, con un paio di pantaloni o nuda sotto, vanno bene. Vi faccio vedere il tessuto, che per la cronaca è come le mie tende, se vi interessa. Cioè, Luce, non te ne puoi andare adesso. Comunque. Niente, questa canottierina, questa è costata 6,95. I pantaloni sono costati sui 10-15 euro, non mi ricordo. La canotta nera che ho messo sotto è costata 4 euro, questo me lo ricordo. E poi sempre da H&M, ci sono seduta sopra col mio real culone, ho preso questa giacchetta, ma insomma qui io come dirvelo. Aspettate che la chiudo. Io, dovete sapere, non amo le fantasie, non mi piacciono per niente le fantasie. Tutto quello che ho io di vestiario in casa è molto basic, è molto raro che io dica wow, che bella questa fantasia, non mi piace mai niente, sono un po' difficile in questo. Era già da 2 anni che guardavo i fiori, finalmente ci sono caduta. Ho comprato questa giacchetta a fiori, intanto vi faccio vedere la fantasia che per adesso ha H&M che sbatte in tutte cose. Tra l'altro, questa fantasia mi ricorda molto una cosa di Stella McCartney. Tempo fa hanno fatto delle cose del genere, cioè la sto sparando lì. Praticamente com'è composta sta cosa? Mi potevo mettere in piedi a fare sto video. Ah, sotto il seno, questo elastico con la chiusura. Questo è molto carino. E qui, per chi ha il seno bello, in sostanza, perché io compro certe canottierine che mi tengono ferme, perché chiudendo questo qua sotto, anche se mi viene comodo, poi mi fa effetto.
Ecco, quindi non mi piace mettere in mostra la mercanzia in questo modo. Questa qui è venuta 10 euro. Questa l'ho messa in un video qualche settimana fa. Il video dei libri, l'avevo messa nel video dei libri. Soltanto in quel video, Madonna Santa, sembro veramente morta e resuscitata. Poi, come si chiama? Ho fatto un ordine da Redoute perché faceva le stesse spedizioni gratis e ho comprato tre cose, ma qual è la terza? Ah, è là dentro. Oh, mamma mia, ma perché non mi preparo prima io di fare i video? Va bene, allora, intanto ho preso questi leggings. Sono leggings lunghi. La particolarità di questi leggings sarà che io li ho presi sempre da H&M, i leggings, e quindi, cioè, il mio termine di paragone erano i leggings, cioè di quelli là. E questo elastichino, si vede? Piccolino. Tra l'altro sono molto, molto, molto... non si vede. Sono molto leggeri e mi piacciono per questo, sono molto leggeri. Sono lunghi e vengono tipo pantaloni skinny. Tra l'altro di questo, se vi interessa, arriva fino alla 54-56, quindi voglio dire, essendo leggings, poi l'elastico è molto morbido, quindi si può fare. Poi ho preso una maglia della Soft Grey, questi sono marca La Redoute e sono costati sui 5 euro, mi pare, o 4-5 euro. Poi della Soft Grey ho preso una maglia che però chissà in questo momento dove si trova. È una maglia grigia, allora, sono una cosa, il primo video che faccio dopo questo me la metto e vi dico questa è la maglia, andiamoci al contrario. Poi, sempre nello stesso ordine, ho preso un vestito che guardavo già da un po', vi dico la verità, cioè sto vestito non ha niente di particolare, però io d'estate uso molti vestiti, io non uso pantaloni, così qualche volta li metto i pantaloni, raramente metto i jeans, ma io preferisco mettere i vestitini. Perché li trovo comodi, freschi. E per quel che riguarda sfregamento coscia, amiche mie, perché io lo so che c'è qualcuno che mi sta dicendo sfregamento coscia. Vendono dei panty della Slocky a pantaloncino, color carne, sono spettacolari. Comunque, interessante questo video. È della marca Taglissime questa. Tallissime. Praticamente questo vestito, un attimo che io. Allora, vi spiego mentre lo giro. Ho un paio di peculiarità. Uno, lavo tutto. Perché io la puzza del negozio non mi piace e poi sento sempre puzza di plastica. Due, quando gli indumenti sono scuri, li metto sempre alla rovescia in modo tale che non prendano per occhi. Ho questa fissazione. Niente, allora questo vestitino in sostanza. Sto litigando col vestitino. In sostanza è così, ha un drappeggio davanti. Ragazze, fatevi il calcolo di una cosa: la Redoute veste molto grande. Io prendo due taglie in meno rispetto a quello che prendo solitamente e mi sta pure abbondante quello che compro. Quindi fatevi questo calcolo: una o due taglie in meno. Che a certe volte voi me lo chiedete. Veste grande, a me veste molto grande, quindi io prendo le cose due taglie in meno. La particolarità di questo vestito, vediamo se si riesce a vedere, ma con questa super fotocamera che mi ha regalato il signor Superstar, ecco, un po' così vede. Sono questo drappeggio, questo delizioso drappeggio che c'è sotto il seno e quindi nasconde la panza, che è una cosa meravigliosa. Ma chi abbia tutta questa gran panza, però nasconde quella la panza che è qualcosa di spettacolare. Poi ci sono questi due fili qua laterali. Io faccio due o tre giri, quindi se la testa mi dice me lo leggo dietro, altrimenti lo metto davanti con un grazioso fiocchetto. Questo è carino. Allora, questo economico non è, vi dico la verità. Ci sono altri colori, c'era pure bianco. Infatti io ero molto indecisa a prenderlo nero o bianco. Poi siccome io sono molto allegra nel vestire, no? Io si sa, ho il colore dentro, non tanto fuori, ecco. Alla fine l'ho preso nero, però non appena lo metteranno sotto sconto, faranno un'altra offerta, io lo prenderò pure bianco perché mi piace molto come mi cade. Tra l'altro, io non so voi, ma non lo so, io non credo di avere le gambe orribili, no? Quindi tendo a coprirle. Quando i vestiti mi arrivano al ginocchio, allora, al ginocchio sono tollerati. Al ginocchio li tollero, sopra il ginocchio non c'è motivo di comprarli, cioè sopra il ginocchio, sotto il ginocchio per me, ma proprio leggermente sotto il ginocchio, per me sono perfetti perché mi sento molto, molto libera, molto a mio agio. E questo qua mi arriva, veramente mi arriva un po' sotto il ginocchio, non sono altissima, però mi piace come mi cade, lo vorrei prendere bianco perché poi con la bronzatura il bianco è una bella collana russa, mi piace. Poi,
Da Zara, ecco, Zara è uno di quei posti che ha una strana vestibilità. Accanto a queste maglie che vi sto per fare vedere c'erano dei jeggings. Benissimo, cioè la taglia più grande era 42. C'era 34, 36, 38, 40, 42. E tra l'altro, se voi parlate con me, quella 42 era pure piccola. Ho preso due maglie. Allora, a me piacciono entrambe, tanto che me le sto sparando, aspettate che pure questa è messa alla rovescia, ovviamente. A me piace molto, sia come mi stanno, che mi piace pure il taglio, vi dico la verità, cioè, mi è stato bene comprarle. Sono stata da Bershka, ma cose carine, però non ho comprato niente. Allora, la maglia in questione è sempre banalissimo nero, la particolarità, in particolare, è la zip dorata alle spalle, e poi questa maglia, anche se mi mettessi in piedi non si vedrebbe, è più corta davanti e leggermente più lunga dietro. Vedete quanto è larga? Come si fa a vedere? Praticamente viene larga, viene proprio larga, per cui è da mettere con un paio di skinny jeans, o comunque io li metto con i pantaloni a sigaretta. Questa qua con i leggings non l'ho messa, ma non credo che la metterò con i leggings, perché questa è un po' cortina, quindi la metto con i jeans oppure con i pantaloni, vi dico la verità, non uso molto jeans io. Poi l'altra maglia, che è l'ultima cosa che ho comprato, questa è stropicciata, ma è stropicciata perché era nell'armadio, porca miseria. Stanno sparando botti? Addirittura. Manco fossimo a Capodanno. Lois è andata a vedere, a controllare. Si trattava, il modello è simile, praticamente, però questa è quella manica a tre quarti. E questa è ampia, sempre ampia, da mettere con i leggings o con i jeggings. Un po' più corta davanti, un po' più lunga dietro. Che è così, però è a Samara di The Ring disegnata. Non so se si vede, sì. Vedete Samara disegnata? Questa è proprio larga, questa a me sta larghissima, guardate quant'è. Ah, qua si vede forse che è un po' più corta. Ma vedete il taglio? Ma come l'ho messa? Va bene, comunque lo vedete la cucitura che segna che davanti è più corta che dietro. Allora, questa è proprio larga, io questa qua la metto con i leggings, però sotto metto una canotta di H&M grigia. Esattamente come quella nera che ho messo, che ho preso ultimamente, perché queste canotte hanno anche l'enorme vantaggio di essere particolarmente lunghe, per cui anche se mettete i leggings e questa qua ve l'abbassate, a me arrivano a metà coscia, vi ripeto, io sono bassa 1,59, quindi aspettate, ma giusto ciuffo, sto ciuffo oggi, un ribelle, quindi si può fare. Allora, questa qua maglia, l'ultima che ho preso da Zara, a me è piaciuta un sacco, tanto che l'avevo vista, sono ritornata a prenderla perché c'era mio marito che già sbuffava, si lamentava, e quindi poi sono ritornata a prenderla perché mi è piaciuta. E basta, ragazze, in sostanza, in sintesi, guardate che se una gira e gira e cerca, i vestiti si trovano, e mentre giriamo smaltiamo. Quindi ho più niente? No, non ho più niente. Non ci posso credere, sono riuscita a girare un video. Non ci posso credere. Mamma mia, dovrò stappare una bottiglia stasera. Va bene, ragazze, è stato un piacere. Se avete invece dei suggerimenti su dove andare a comprare qualche cosa, vi aspetto. Ah, nel prossimo video vi faccio vedere pure un altro paio di cose che ho comprato, tipo di accessori, così, perché sennò diventa un video lunghissimo, già 18 minuti. Vi faccio vedere qualche altro accessorio che ho comprato, ma pure di qualcosa di underwear, anche se io non vorrei fare vendere mutande e reggiseni. Però una cosa carina che ho comprato e che vi vorrei fare vedere. Va bene. Ciao! E che le stelle siano con voi, amici de mare!